all'insegna della sussidiarietà. Tempi strettissimi, ho due domande ancora, vediamo se ce la facciamo. Lei parlava di accordi bilaterali necessari con i paesi da cui proviene l'immigrazione, devono essere basati su forti progetti di cooperazione. Esempio? La lotta alla tratta delle donne, degli esseri umani, degli schiavi, purtroppo un po' accantonato perché invece adesso campeggia il generico tema della prostituzione. No, le schiave, quelle che partono dai loro paesi pensando di venire a trovare lavoro e sono ridotte in stato di schiavitù. Un accordo bilaterale, che per esempio, faccio l'esempio concreto, con l'Albania, aveva previsto che ci fosse una campagna di informazione, soprattutto nelle zone rurali, mirate verso le donne per dire fate attenzione. Ecco, un piccolo esempio di cooperazione, poi ci vogliono altre cose, le risorse, il sostegno a quei paesi perché diventino capaci loro di fare le loro leggi. Parlo sempre dell'Albania perché l'avevo conosciuta. È fondamentale questa cooperazione. Un esempio, onorevole Mauro? Io credo che in questo senso l'attività dell'Unione Europea sia veramente considerevole. Abbiamo gruppi di programmi che vanno da quelli a sfondo culturale e promozionale come DAFNE fino a strumenti più strutturati e più murati sia sul versante della repressione che dell'intervento di intelligence. In questo senso, se ci teniamo sull'aspetto della lotta alla tratta, abbiamo a che fare con un fenomeno che ha influenzato moltissimo l'espandersi soprattutto ad est delle cosiddette mafie. La musica ci avverte che abbiamo un minuto. Proprio per questo siamo nelle condizioni oggi di fare progetti ancora più ambiziosi. Non dobbiamo sottolineare questo fatto, che più continuiamo a discutere di devoluzione verso il basso, più l'Europa è una realtà che devolve verso l'alto, verso istituzioni sovranazionali, molte delle proprie competenze. Ultima domanda, proprio uno spot. Questa Europa che spesso ci sgride e ci bistratta, offre dei modelli nel modo di gestire l'immigrazione che siano così positivi? Lei ne avrebbe uno? Guardi, la tendenza a favorire le cosiddette buone pratiche, vale a dire il paragone tra quel che di meglio hanno saputo produrre le esperienze nazionali, è un fattore acquisito ormai della nostra metodologia. Ma quando parliamo di immigrazione, torno a sottolinearlo non per piaggeria, il modello forse unico nella storia che convince è veramente quello dei benedettini. Come direbbe il professor Ratzinger, signora, un modello? La via italiana, che stanno costruendo in modo silenzioso tanti comuni, tante aziende, tanto volontariato. Grazie, c'è ancora una piccola parte, questa tutta per voi, senza domande mie. E così per concludere la nostra trasmissione c'è sempre questo schermo che appare alle mie spalle con delle parole che sono congiunzioni e verbi che in una discussione normalmente utilizziamo per rimpallarci la riflessione e dalla paura che nascono gli episodi più odiosi di discriminazione che possono essere anche considerati razzismo e questa paura si vince con un patto che può essere fatto anche con gli immigrati. Che comincia la signora? Si vince la paura con un patto tra italiani e immigrati. Come? Adesso devo rilanciare per forza. Come? Convivendo, con la fatica della convivenza. Mauro, ci aiuta lei? Quindi bisogna partire per l'appunto da ciò che è positivo. Da ciò che è positivo nella nostra società abbiamo tanti fenomeni positivi che traducono l'esperienza dell'integrazione. La maggior parte di questi fenomeni è legata alle ragioni, ai valori che vivono coloro che sono capaci di realizzare queste esperienze. Se penso alla città in cui vivo, io abito nella zona di Viale Jenner a Milano che è spesso passa alla cronaca, devo dire che il legame che si crea tra le famiglie, tra i singoli, nelle dimensioni associative, è il patrimonio di bene che noi mettiamo a disposizione della società italiana per capire che la scommessa dell'integrazione si vince con più conoscenza e con più amore. Però attenzione, e qui ho già usato il secondo avverbio, siamo in ballo in un fenomeno di portata epocale, 56 milioni di immigrati regolari in Europa. Una stima plausibile di clandestini di una decina di milioni, il fenomeno di circa 2 milioni di persone che ogni anno arrivano, ci deve far capire che dobbiamo essere estremamente chiari nei confronti di chi viene per spiegare che cosa siamo e che cosa vogliamo nello stare insieme, altrimenti perderemo la partita. A lei? No.
Assolutamente. Nemmeno con la paura riusciremo a fermare l'integrazione. E comunque si apre una strada, sì. Comunque. Onorevole, non mi trova. Un appello alle forze politiche, non dico semplicemente quelle italiane ma quelle di tutta Europa, piuttosto che privilegiare la gestione dei fenomeni migratori sul piano della contrattazione politica per i propri progetti di potere, quindi schematizzando da un lato le forze di destra con rivendicazioni di tipo identitario che sono sostanzialmente fine a se stesso, se teniamo conto che l'Europa è una realtà oggi da molti anni a crescita zero. Posso risarcirmi? Noi dobbiamo essere un paese che si deve rendere conto di una cosa molto semplice. La Cina laurea ogni anno 1 milione di giovani ingegneri. L'Europa, se volesse fare altrettanto, oltre che investire di più in questi settori, dovrebbe rassegnarsi a dare la laurea a una generazione di ultra 65 anni. Risarcimento non a signora? Dimenticare mai il valore della dignità umana. E quindi ce lo traduca però. E quindi l'integrazione significa, come no, l'integrazione si realizza non dimenticando mai il valore della dignità umana. D'accordissimo. D'accordo, ma allora in questo senso se l'errore che molto spesso fanno le forze di destra o di centrodestra è l'eccesso di rivendicazione identitaria, quello compiuto dalle forze della sinistra europea che li ha messi in tragico ritardo culturale è considerare il bacino degli immigrati come qualcosa, una leva a propria disposizione per cambiare il consenso. È un tragico errore, perché poi quando si aggregano su altre ragioni e danno vita ad altri fenomeni come le esperienze di partiti di matrice islamista. Nemmeno gli immigrati si lasciano strumentalizzare. Bene, grazie. Si vede che c'è un dialogo a monte, come si diceva una volta, tra voi, che permette un discorso, una discussione su piani di non mera contrapposizione ideologica, anzi di una costruttività che fa bene ogni tanto scoprire nei nostri politici. Vi ringrazio, domani mattina se volete rivedervi, se vogliono rivedervi alle ore 10:10 siamo in replica per un altro tema di Ma Però lunedì sera. Buon weekend!